Grazie, benvenuto nel mio canale. Io sono Antonella del canale Antonella. Benvenuto nella mia cucina. Oggi faremo la pasta brisè, una torta salata. Per fare la pasta brisè ci occorrono 200 g di farina, 100 g di burro a temperatura ambiente e mezzo bicchiere d'acqua. Per il ripieno della nostra torta salata ci servono dei funghi, quelli che avete. Io ho preso questi qua champignon lavati e tagliati, e del formaggio, quello che avete in casa. Io avevo una scamorza e un pezzo di asiago. Partiamo dai 200 g di farina. Facciamo un buco al centro, mettiamo il burro. Piano piano d'acqua. Ecco ragazze il nostro panetto di pasta brisè. Adesso lo facciamo riposare in frigo con la pellicola e andiamo con il procedimento degli ingredienti per la nostra torta salata. Andiamo subito a cuocere i funghi. Ok, adesso facciamo soffriggere i funghi. Quello che ci serve è un goccio d'olio. Facciamo riscaldare l'olio. Tre spicchi d'aglio tagliati a metà che poi toglieremo. Questi sono i nostri funghi lavati e tagliati a fettine. Voi potete mettere quelli che avete, cardoncelli, pioppini, tutto è buono. Specialmente adesso che è periodo dei funghi. Ok, facciamo soffriggere e mettiamo anche un po' di sale. Ok, i funghi sono quasi pronti, hanno cacciato tutta la loro acqua, li facciamo cuocere un altro po' e asciugare quest'acqua. Io intanto taglio i formaggi. Ok, i nostri funghi sono pronti e togliamo l'aglio. Lasciamo raffreddare i funghi che poi mescoleremo con i formaggi. Teniamo. Ora lasciamo che i nostri funghi sono raffreddati, aggiungiamo del formaggio, un po' quello saporito, non il grana, poi ai vostri gusti. Mescoliamo e aggiungiamo i nostri formaggi. Poi li lasciamo da mettere sopra, così tutto si insaporisce. Yeah.
Ora possiamo stendere la brisè, la nostra brisè, 200 grammi, non si mette lievito e niente. Cominciamo a stendere. Ora che abbiamo sistemato la pasta brisè, possiamo mettere i nostri funghi. Bella saporita, adesso che è tempo di funghi, autunno, ci sta proprio bene. Questa la faccio ai compleanni, la faccio sempre, è buona. È una torta salata, infatti lo stampo è della crostata, però non ci mettiamo la brisè oggi. Altri formaggi. Voi potete mettere i funghi che più vi piacciono e che avete, basta che non siano velenosi. Ok, mettiamo un altro po' di formaggio. Ok, questa è pronta per andare in forno, 200 gradi per 15-20 minuti. I nostri formaggi, i nostri funghi e corriamo subito in forno. Ecco la nostra torta salata e i funghi è pronta. Andiamo subito con l'assaggio. Faccio vedere. Fatela raffreddare bene, perché più è fredda e più è buona, perché se è molto calda non sentite i sapori. Ho chiamato spaventato per chiedere aiuto. Buonissimo. Fatela anche voi. Se la fate, fatemelo sapere, mandatemi le ricette. Se avete qualche domanda da fare, scrivetelo qui sotto. Vi ringrazio, siete davvero tanti che vi state iscrivendo al mio canale, presto ci saranno altre ricette. E che dirvi, ancora grazie e tanti baci. Ciao, al prossimo video, ciao!